Hola, Ave. Allora, ragazzi, dato che comunque stanotte la Juventus giocherà la prima partita stagionale, siamo praticamente in agosto e quindi ci sta iniziare a muovere un pochettino le gambe, dato che siamo fortemente in ritardo per via di quella amichevole saltata con il Barcellona qualche giorno fa. Ci vediamo stanotte in live su Twitch per fare la solita, anzi solita, quella che doveva essere la solita live reaction in ASMR. Sussurrando per non disturbare le persone nel pieno della notte, per non farmi arrivare una pattuglia dei carabinieri direttamente davanti a casa. Quindi ci vediamo stasera per la prima partita stagionale contro il Milan. E quindi iniziamo con una sorta di derby italiano. Questa stagione il Milan è un po' che non lo battiamo, quindi cerchiamo di farci le ossa da questo punto di vista. Io oggi però volevo cercare insieme a voi di capire esattamente come è fatta la Juventus oggi, una sorta di punto della situazione per cercare di capire le principali criticità da analizzare sul mercato anche in ottica futura, non immediatamente a questa stagione qua, ma ovviamente con un focus di riferimento a questa stagione qua, per capire a che punto siamo con la costruzione della rosa, a che punto siamo con le cessioni e intuire quali potrebbero essere i movimenti futuri in entrata, in uscita e quindi anche potenziali sostituti dei giocatori partenti. Mi sono preparato una sorta di tabellina che ora voglio condividere insieme a voi. Ho inserito tutti i giocatori che sono partiti per la tournée negli Stati Uniti con la Juventus, quindi quell'immagine con Allegri e tutto il gruppo squadra tra i convocati, chi è rimasto a casa, come per esempio Fagioli e Rabiot, che hanno avuto dei problemi fisici e quindi non sono partiti alla volta degli Stati Uniti d'America, e tutti i giocatori che invece si stanno continuando ad allenare alla Continasso in maniera individuale, che sono stati messi fuori rosa dalla Juventus. Ora ve la mostro nella sua totalità. E poi cerchiamo di parlarne insieme, vi spiego perché quel rosso nella scadenza del contratto. Significa che sono, ora voi non vedete il numero, però guardate un attimo quanti giocatori sono. In tutto stiamo parlando di 38 giocatori interessati. 38 giocatori interessati, perché sono 39 righe, tra cui ruolo, giocatore, classe e scadenza. Quindi 38 giocatori, la Juventus in questo momento, di proprietà, che si allenano intorno, considerando che sono già stati ceduti Arthur, Kulusevski. 38 giocatori. Ci sono giocatori come Dafara, Huijsen, Ndombele e Yıldız, che come potete vedere sono stati evidenziati perché sono giocatori della Next Gen aggregati alla prima squadra della Juventus, quindi non li metterei nel conto finale di quella che sarà la rosa, ma saranno giocatori che quando ci sarà necessità verranno aggregati, ma nel frattempo giocheranno appunto in Next Gen. E poi abbiamo giocatori come Pogba, che è il rosso perché però vi ragioni è una criticità ed è da risolvere assolutamente nel breve. E poi abbiamo i giocatori fuori rosa o i giocatori con situazioni particolari: Bonucci, Pellegrini, Frabotta, Zaccaria, Piazza, Caio e Yattaren. Yattaren sappiamo che ha dei problemi di natura diversa rispetto a quella fisica. Caio invece sta lavorando per recuperare e si dice che l'anno prossimo dovrebbe giocare addirittura in Next Gen con la Juventus per cercare di recuperare la forma fisica da calciatore dopo un anno abbondante di stop e di addio dai campi di calcio. Quindi, per un motivo o per un altro, questi sono giocatori che in questo momento non sono da considerare nella prima squadra della Juventus. Alcuni verranno ceduti, alcuni verranno magari rescissi come Yattaren, alcuni verranno ricollocati come Caio. 2025. 2025-2026 sono stati evidenziati come criticità perché sono situazioni da monitorare. Yıldız scade nel 2025, così come Kane, così come Chiesa, di cui sarà discusso per il rinnovo, così come McKennie. Perché sono criticità? Perché stia lavorando nell'estate 2023, il che significa che se non la risolvi in questa finestra di mercato o nella prossima finestra di mercato, cioè quella invernale, ti ritroverai la prossima estate con dei giocatori a un anno solo dalla scadenza del contratto. E quindi o gli rinnovo il contratto nel mentre che arrivi la prossima estate, oppure diventano giocatori che rischi seriamente di perdere a parametro zero perché siamo veramente vicini alla scadenza del contratto di un anno e 6 mesi dopo sono liberi di firmare a parametro zero. Quindi 2025 sono grosse criticità. Traduco, Chiesa, abbiamo già parlato, un giocatore che ha un contratto in scadenza, o lo si rinnova o lo si vende. Non si deve rimanere in questo limbo in cui diventa un problema sia per la Juve che per il ragazzo, in cui non ci sono certezze, questo limbo di incertezza. Ken, l'hai pagato un botto di soldi 2 anni fa, quando è andato via Ronaldo. Lo fai andare via a parametro zero? O lo cedi o lo rinnovi, però non possiamo rimanere qua. McKennie.
McKennie è un calciatore che è stato, boh, voglio fare un ragionamento con voi su McKennie e Zaccaria, perché sono profili giusti da andare a acquistare, sono profili di giocatori non vecchi, li paghi il giusto e sono giocatori che li utilizzi e poi al massimo li rivendi a quello a cui hai comprato. Zaccaria lo vendi l'ultimo giorno di mercato, dopo che le due precedenti partite comunque era entrato Sassuolo e Sampdoria, aveva giocato, era un giocatore che era arrivato 6 mesi prima, e lo cedi. Hai necessità di cedere? D'accordo. Però lo cedi, ti torna indietro dopo un anno, e adesso è un mese che tratta col West Ham e siamo fermi lì. Quindi un giocatore che ti sei messo tu in una situazione scomoda. Lo stesso McKennie è un giocatore che va in prestito a gennaio, un prestito con diritto di riscatto, con un riscatto enorme, purtroppo il Leeds è retrocesso, però McKennie prima di partire 7 giorni prima o 4 o 5 giorni prima gioca da titolare al Maradona una partita che si mette una partita di cartello, cioè una partita tra la prima in classifica e la seconda, la terza in classifica, quindi una partita di alto livello, eppure viene ceduto dopo pochi giorni. Te lo sei messo te nella situazione in cui, quindi poi i prezzi di questi calciatori si abbassano e le trattative diventano più difficili perché le altre squadre sanno che tu sei costretto a cedere questi giocatori. Quindi criticità, poi abbiamo Rabiot addirittura che scade nel 2024, scusate, 2024-2025 sulle criticità, abbiamo Ealing che scade nel 2025, poi ci sono criticità diverse perché Rugani e Alexandro che scadono nel 2024, la Juventus non vede l'ora di levarsi questi stipendi dal groppone. Danilo scade nel 2025, appena rinnovato, però è un classe 91, e poi ci sono tutti e tre portieri della Juventus che scadono nel 2025. Abbiamo parlato proprio ieri della questione portieri e la Juventus deve iniziare a capire un po' come muoversi da questo punto di vista qui. Deve assolutamente iniziare a capire perché non può perdere un blocco di tre portieri una sull'estate. Stiamo vedendo l'Inter quanti problemi ha proprio da questo punto di vista perché è stata costretta poi a cedere un portiere che aveva preso a parametro zero una vagonata di soldi. Quindi iniziamo a darci un'occhiata. Poi ci sono dei giocatori che sono barrati, che sono semplicemente quelli che secondo me usciranno dalla rosa. Baranecea secondo me non farà parte della rosa della Juve l'anno prossimo, verrà ceduto in prestito totale, non lo so. McKennie secondo me verrà ceduto, Nicolussi per me verrà ceduto. Più tutti questi, insomma, cerchiamo di capire, quindi tolti gli aggregati, tolti quelli che sono fuori rosa, tolti quelli che secondo me partiranno, cerchiamo di capire com'è effettivamente la rosa della Juve, perché abbiamo parlato di 38 giocatori, ma ognuno ha una sua storia, ognuno ha una sua situazione. Quindi secondo me, alla fine, la rosa della Juventus sarà circa questa. Tre portieri, Perin, Pinzolio e Szczęsny. Se partirà Szczęsny, chi per lui? Alexandro, Bremer, Danilo, De Winter, Gatti e Rugani. Se partirà, non lo so, De Winter o Alexandro, se andrà sul mercato, chi per lui? Ma in questo momento non si parla di nessun colpo in difesa. Weah, Kostic, Ealing e Cambiaso. Ecco, di Cambiaso invece si parla di una potenziale uscita. E al suo posto i nomi sono quelli di Holm e di Castagne. Quindi io non capisco l'utilità di cedere Cambiaso per Holm o Castagne. Non credo che ci sia questo upgrade, questo discorso, senza dimenticare De Sciglio, che tra l'altro fa parte della rosa Juve, ma dovrà recuperare, quindi se vogliamo sono addirittura 39 i giocatori. Però non vedo questo grosso upgrade, poi se si vuol fare sta roba qui, vabbè, però insomma. A centrocampo, Fagioli, Rabiot, Locatelli, Rovella, Miretti, più Pogba che il più uno. Centrocampo qualcosa andrà fatto, e Pogba che è la criticità, ed è il più uno, si parla di che sì, diventa quasi una priorità fare che sì o un centrocampista, perché comunque se pensi che McKennie poi lo cedi, che Zaccaria poi lo cedi, che Barrenecea poi esce, che Nicolussi Caviglia poi esce, sei tirato a centrocampo. È un reparto in cui ne hai un milione, si inizia a togliere quelli che non ci sono, inizi a capire che Pogba non sta bene, a centrocampo uno ti serve, devi essere sei più uno, che quel più uno è Pogba. Se ragioni che davanti potrebbe andare via Vlahovic, perché sappiamo tutti la situazione legata a Vlahovic, sappiamo tutti che se esce Vlahovic il sostituto numero uno è Lukaku, potrebbe succedere anche questa cosa qui. Però parlavamo anche prima di Chiesa, di Ken, che vanno rinnovati o vanno ceduti. Bisogna un attimo starci attenti, perché un attimo poi che ti passa l'anno, e tra un anno Chiesa ti vale 10 milioni, perché sennò tra 6 mesi firma zero con chi gli pare, Ken uguale, ci perdi degli investimenti importanti comunque fatti dalla Juventus negli ultimi anni. Chiesa e Ken, se li metti insieme, non sono 100 milioni spesi, ma quasi 90, perché Chiesa con i bonus dovrebbe arrivare a 60,
che dovrebbe essere una quarantina, quindi tra i 90 e i 100 milioni a seconda dei bonus. Farsi andare via a zero sarebbe quasi una mezza sconfitta, se non una totale sconfitta. Quindi questa è un po' l'idea. Se metti insieme le annate, la media viene classe 1997, che vuol dire che una rosa tra i 26-27 anni di media, dato che è la stagione 2023-2024, che secondo me è una media perfetta, perché è una media di annate in cui i giocatori sono assolutamente al 100% nel momento clou di carriera. Dando un'occhiata anche alla classe, tolto Bonucci, che non fa più parte della rosa della Juventus, non c'è nessun giocatore più vecchio del 1990, e sono soltanto due, sono portieri i due vecchi, perché poi di movimento i più vecchi sono del 91, che sono Alessandro, Danilo, e probabilmente basta, perché poi c'è Kostic, se vogliamo, che è del 92, di movimento tra i più vecchi. Quindi una rosa della Juventus che sicuramente sta andando verso il mi tolgo degli anni di dosso, una rosa della Juventus che sta andando verso il cerco anche dei profili un po' più giovani, un po' più freschi, però una rosa della Juventus che allestita così numericamente ci sarebbe, andrebbe soltanto inserito un centrocampista al posto di Pogba, e poi lì davanti dovresti immaginarti Sule che ti va a prendere il posto di Di Maria a livello numerico, che l'anno scorso Sule è stato utilizzato veramente poco. Possono esserci due cessioni, sì, potrebbero essere Cambiaso, Vlahovic, potrebbe essere lo stesso Sule, potrebbero entrare che sì, Lukaku e uno tra Olmo e Castagne, e ripeto, numericamente poi ci saresti, perché la rosa della Juve, bene o male, è fatta. Poi bisogna passare a livello di qualità, cercare di capire qualità, perché qua stiamo sempre ragionando dal punto di vista del 3-5-2, e io ve lo torno a dire ancora una volta, io guardo i difensori, che sono quei sei lì, e immaginarmi che la difesa titolare è Danilo a sinistra, Bremer al centro e Gatti a destra mi va benissimo, però poi il resto della difesa è De Winter, Rugani e Alessandro con Usen aggregato, e Usen non so ai livelli della Serie A se è già pronto, perché è un bellissimo prospetto, però non so come possa reagire al campionato di Serie A. Rugani, quando viene chiamato in causa, il suo lo fa d'accordo. Alessandro da braccetto ha sicuramente fatto meglio rispetto agli anni in cui faceva il terzino, d'accordo. De Winter potrebbe essere un buon prospetto, d'accordo, però manca quel qualcosa in più dal punto di vista dei titolari, a seconda delle ambizioni che ti metti in testa, perché se poi l'idea semplicemente è bisogna arrivare entro le prime quattro, ora questa squadra è abbondantemente sopra l'obiettivo richiesto. Per arrivare nelle prime quattro in Serie A, questa è una squadra che abbondantemente non è che ci può arrivare, ci deve arrivare. Se l'obiettivo è almeno cercare di giocarsi lo scudetto, questa squadra, se gestita in un certo modo, secondo me può arrivare dentro la lotta. Non è detto che lo vinca al 100%, però io dall'altra parte anche vedo delle corazzate imbattibili. Il Milan ha rivoluzionato tutto, quindi tanto bene o tanto male, o magari tanto bene sul lungo e tanto male all'inizio. L'Inter non c'ha l'attacco, non c'ha la porta, in difesa ha perso tanto. Cioè, l'Inter, la squadra, secondo me in questo momento è un grosso punto interrogativo, bisognerà cercare di capire come è fatta. Il Napoli, che è campione d'Italia, e vi ho sempre detto nella mia testa, chi è campione è il favorito anche l'anno dopo, però ha perso un difensore importante, ha cambiato l'allenatore, bisogna cercare di capire un po' poi come funziona. Quindi delle grosse corazzate in Serie A io in questo momento non ne vedo, a maggior ragione mi sembra indispensabile che la Juventus possa ragionare pensando di fare il, scusate il gioco di parole, ma il colpo gobbo, perché c'è la possibilità di farlo dopo tre anni in cui non entri nemmeno in lotta per lo scudetto. Quindi questa è un po' la mia lettura. C'è tanto da lavorare ancora, cioè quando parliamo di mercato finito in entrata è un dato di fatto, l'unico che può venire in questo momento è proprio che sì, perché abbiamo visto che la situazione dei centrocampisti si è evoluta ed è cambiata con quelle che sono le condizioni di Pogba. Quindi a centrocampo un acquisto ci può oggettivamente stare, lo abbiamo visto graficamente. Tutto il resto della rosa, prima cedi. È inutile girarci intorno, prima cedi, perché hai 38-39 giocatori, se conti anche De Sciglio che è infortunato attualmente, e sono troppi. Cioè, fai la Serie A, la Coppa Italia e forse la Conference, quando volete fateci sapere, quando tranquilli, cioè, senza fretta, perché tanto siamo già ad agosto. Tra 20 giorni inizierà la stagione, ma figurati se ci serve capire come costruire una rosa, ma tranquilli, non c'è nessun tipo di problema. Insomma, c'è da lavorare non poco, non prendiamoci in giro, però finché non escano determinati giocatori, sei bloccato, quindi un imperativo.
Vendere, 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 cedere, 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 risolvere delle situazioni, perché in questo momento sono tanto ingarbugliate.